Dottor Barbabella, come nasce questo report? In parte nasce dall'esigenza di verificare alcune compatibilità tra le politiche energetiche, le politiche climatiche e quelle per la qualità dell'aria. E poi, diciamo, sostanzialmente c'è stato, come dire, la spinta della rilevanza del tema, soprattutto gli impatti sanitari di questo problema, che sono veramente enormi. L'Italia presenta situazioni particolarmente critiche in termini di impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico e, diciamo, siamo andati alla ricerca dei colpevoli, tra virgolette, e quindi cercando di fare un'analisi attraverso anche gli ultimi dati disponibili, in particolare sulla caratterizzazione del particolato e altro, per cercare di capire chi fossero veramente responsabili poi di questo inquinamento. Il traffico rimane la principale sorgente e la principale criticità che deve essere affrontata, però emergono anche altre criticità, tra cui il riscaldamento residenziale, in particolare da biomasse, e l'agricoltura. Abbiamo elaborato una serie di proposte, diciamo un decalogo di 10 proposte, tutte fanno leva sulla green economy, con l'idea che, spingendo su un certo tipo di interventi, che vanno dai trasporti, vanno dall'agricoltura, vanno dall'industria, vanno sulla revisione della governance generale del sistema, si possano affrontare questa crisi. Noi abbiamo migliorato tanto la qualità dell'aria nella nostra città, diciamo, negli ultimi decenni. Il problema è che ultimamente facciamo più fatica e non riusciamo a raggiungere i limiti né delle normative europee né quelli che sono ben più stringenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè, dobbiamo rivedere la governance di questo sistema. E per come è impostato ora non funziona. Troppo peso è dato agli amministratori locali, e che in realtà hanno armi un po' spuntate. Quindi la prima proposta è quella di ricentralizzare un po' la pianificazione della qualità dell'aria, e anche nelle mani del Ministero, del Governo, eccetera. E poi sono tutta una serie di misure settoriali, le principali vanno sui trasporti, sui quali oramai sappiamo più o meno cosa bisogna fare. Il primo punto è: bisogna ridurre l'uso dell'auto privata e, diciamo, accelerare l'uscita dai combustibili diesel, in primo luogo, e benzina. Ci sono le soluzioni, ci sono, diciamo, soluzioni smart, ci sono nuove tecnologie, c'è l'elettrico, l'ibrido, c'è il gas, quindi si può fare questa transizione. E poi c'è il trasporto integrato, no? Questa nuova forma di mobilità in cui, diciamo, più modalità si integrano tra di loro, dallo sharing al trasporto pubblico, che è molto interessante. E poi bisogna lavorare sugli altri settori, a cominciare dall'agricoltura, che fino ad oggi in realtà non è stata quasi mai chiamata in causa, ma che in realtà, attraverso, diciamo, le emissioni di ammoniaca, di cui è responsabile per il 96% a livello nazionale, queste arrivano a formare il particolato che respiriamo dentro al centro delle città. Si possono fare delle politiche, si possono limitare quelle emissioni, e poi sul riscaldamento, in particolare da biomasse. Lì bisogna individuare delle linee guida, no? Recentemente anche nella strategia energetica nazionale se ne è parlato. Bisogna scegliere una strada, siamo un po' a metà del guado e secondo noi c'è la possibilità di operare delle scelte sagge in questo momento con i dati a nostra disposizione, quindi la proposta è: variamo delle linee guida sull'utilizzo delle biomasse e decidiamo una volta per tutte come vanno utilizzate, con quali criteri. Presidente, da questo studio emerge ancora una volta la forte responsabilità delle biomasse nelle emissioni, addirittura del 99% del riscaldamento domestico. È un'ulteriore conferma che, diciamo, delle responsabilità di questo combustibile. Io personalmente non avevo bisogno di questa conferma, ma è comunque utile e prezioso, cioè è una cultura che dobbiamo diffondere. Purtroppo c'è stata la moda delle energie rinnovabili e le biomasse in questo l'hanno fatta da padrone, perché richiedevano evidentemente meno investimenti rispetto all'eolico, all'idroelettrico, al solare, eccetera eccetera, però per cui si sono molto diffusi non richiedendo investimenti. Però il problema è che oggi si è verificato che è stata una scelta assolutamente poco lungimirante e miope, perché l'utilizzo della biomassa crea nella qualità delle emissioni, nella qualità dell'aria, un sacco di problemi, e che poi conseguentemente arrivano all'uomo, perché le quantità di polveri sottili, di NOx, di SOx che vengono emesse da una stufa a legna o a pellet sono purtroppo elevatissime. È evidente che si debba fare prendere atto di questi dati che
purtroppo un po' spaventano per la salute di tutti noi cittadini, e speriamo appunto che gli opinionisti politici, i decisori politici prendano quelle iniziative che auspichiamo da anni per migliorare la qualità di vita delle nostre città e dell'aria che respiriamo. Quali sono le iniziative da mettere in campo al più presto? Ma le iniziative, io credo che bisognerebbe a livello politico cominciare a pensare a degli incentivi veri per diciamo far aumentare la domanda. Noi ricordiamo che in Italia abbiamo ad esempio un parco auto assolutamente vetusto, per cui dare degli incentivi a chi cambia l'auto e cambiando l'auto fa una scelta di un carburante ecologico tipo il carburante gassoso potrebbe essere un percorso. Nella combustione bisogna che il legislatore introduca delle penalizzazioni per chi consuma un'energia che danneggia la qualità dell'aria e quindi della salute e la vivibilità delle nostre città. Per cui ci sono tutta una serie di provvedimenti che i politici, diciamo, anche grazie alle informazioni che vengono da questi studi, da questi importanti convegni, dovrebbero farne tesoro e cominciare a intervenire coercitivamente in alcune attività, invece dando degli aiuti, considerando appunto che, come si è sempre detto, è giusto che chi più inquina più deve pagare, chi meno inquina meno deve pagare. La SEN dice alcune cose, tra queste due c'è sicuramente una rivisitazione dei meccanismi dell'ecobonus a 360 gradi, in cui si andranno a premiare le misure ambientalmente più sostenibili. Questo, diciamo, rende chiaro il concetto. Stiamo lavorando con i colleghi del MISE tutti i giorni per cercare di rendere, sulla base dei dati non solo di queste giornate ma di Enea e Ispra, lo strumento il più in linea possibile con quelli che sono dei parametri tecnici e scientifici, per essere in qualche modo inattaccabili da un punto di vista di policy di comunità europea, e su questo continueremo a lavorare. È chiaro a tutti, come viene fuori dalla giornata di oggi di studi della Fondazione, che l'Italia non raggiungerà mai nessun obiettivo di sostenibilità cambiando con il 77% dei suoi fondi dell'ecobonus in fissi a casa. È chiaro che l'Italia deve trovare la forza per uno sviluppo green del nostro paese, quindi per un rilancio dell'economia, spostando i 15,8 miliardi che tutti gli anni diamo per sussidi ambientalmente insostenibili su tematiche che invece sono ambientalmente sostenibili. Caschetto giallo, di color giallo nella mano sinistra. Lei va in giro in bicicletta, ma rappresenta le Ferrovie dello Stato, è il massimo rappresentante delle Ferrovie dello Stato per quel che riguarda la mobilità. Però va in bici. Vado in bici, bici più treno, bici più autobus, bici più metro, uso tutti i mezzi a mia disposizione sostenibili, cioè provo il più possibile a evitare di utilizzare l'auto privata, perché questo significa anche essere coerenti. Sono coerente perché ci credo, credo che questo sia il messaggio giusto, e questa tra l'altro è anche la nuova missione, la nuova visione del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, cioè promuovere una mobilità integrata e sostenibile, quindi non soltanto treno, il treno è l'asse portante, però poi bisogna arrivare in stazione. Come si arriva in stazione? Non possibilmente con l'auto privata a combustibili fossili, magari guidandola da sola, ma o in bicicletta o con una bici pieghevole che si può caricare sul treno, o in bike sharing o con la metropolitana o con un'auto in car sharing o anche in scooter sharing quando c'era. Anche il gruppo Ferrovie si sta evolvendo per promuovere una soluzione di mobilità integrata, non soltanto il treno, e questo perché è dimostrato che una visione di questo tipo porta dei vantaggi non soltanto per l'ambiente e per la qualità della vita, ma anche all'economia. Uno studio recente che abbiamo fatto assieme ad Ambrosetti dimostra che una mobilità efficiente e sostenibile porta dei vantaggi anche economici, in termini molto elevati, si parla di più di 12 milioni di euro. Quindi non è soltanto, non bisogna fare solo perché siamo paladini dell'ambiente, ma anche perché porta dei vantaggi economici importanti.